la registrazione che è partita come sempre 3, 2, 1 bello a tutti ragazzi io sono il Solina Santa Fox e quest'oggi siamo tornati con la nostra bellissima serie indimenticabile di Minecraft allora la volta scorsa abbiamo creato la nostra falegnameria Bella illuminata, ci piace, specialmente nella fase notturna. Anzi, andiamo a vederla da sopra il tetto. Che secondo me si vede. Oh, guarda che, che bellezza, ragazzi! Dio, che benessere. Eh, mi piace, funziona anche bene. Devo dire, riusciamo a produrre un po' di legno. Dovremmo restare là vicino un po' in FK per la crescita. Se no, spammare bombia alla tutt'andare e via. Allora, questa zona, però, giustamente mi sembra sempre ancora un po' troppo smorta. Quindi dobbiamo riempirla un pochettino. Ho pensato di darmi da fare. Praticamente con la nostra farm eh, per adesso di pecore finché non riusciamo a portarci dietro delle mucche e quindi eh, direi di iniziare a creare un qualcosina di veramente carino per quanto riguarda le nostre care amiche pecore perché ogni... stanno diventando sempre di più, e ogni volta che proviamo a portarcele dietro eh, o andiamo, proviamo a entrare perlomeno dentro il recinto, succede la fine del mondo quindi. Uh, bando alle ciance Tra... Del legno ce l'abbiamo Quindi direi di iniziare A darci da fare Io questa farm di pegorelle La sposterei più in qua Proprio perché così almeno evitiamo Il loro caos Allucinante O la sposterei dentro la montagna No Direi di lasciarla esterna Perché stanno iniziando a saltare fuori? Ok, allora, uh, iniziamo a darci da fare, iniziamo a creare praticamente questa stanzetta per le nostre pecorelle in modo che almeno uh, restino un pochettino più protette. Non lo farei effettivamente altissimo perché non mi interessa l'altezza. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e 13. Quindi lo farei sul quattordicesimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Questo dovrebbe essere il nostro centro. Uh, allora, vediamo di farlo bello largo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, allora, uh, prima giornata di lavoro, non abbiamo fatto altro che buttare giù le basi. E adesso dovremmo cercare di eh, chiudere il tutto quindi eh, prendiamo prima i nostri materiali presi i nostri materiali direi che siamo pronti per tornare alla nostra casettina de de del mattatoio non so neanche come definirlo quello che sto per combinare ragazzi eh, dovrei avere ancora tantissimo legno messo da parte come delle porte però porte me ne servirà una sola per adesso e la prendo subito mi serviranno tantissime queste qua, ecco le staccionate, quindi prendiamo del legno, produciamo le nostre staccionate, produciamo tutto quanto e poi ritorniamo per vedere quello che effettivamente eh, abbiamo creato. Ok, ci siamo appena alzati, quanto è bello andare a riposare. Uh, Dovremmo riuscire adesso a porco cane ancora Qu Quanti? Quanti scheletri? Guardali che fanno la lotta fra di loro. Ci voleva un creeper, praticamente mi avrebbe dato anche la testa dello scheletro. Va bene. Signor Ragno, buongiorno. Niente, il signor Ragno non ne ha voluto sapere. Ok. Ok, torniamo a noi ragazzi. Allora, praticamente adesso dobbiamo... Prima di tutto riempire qua l'ingresso perché non mi piace assolutamente questo dislivello. Ok, va bene, se continuo a piazzarli male io sono la causa del mio stesso male, va bene. Cioè, è anche più bello visto tutto quanto così, eh. Dovremmo anche attappare questo qua. Ok, praticamente adesso devo solamente trovare un metodo per poter spostare tutte le pecore senza aver grosse perdite, ma quello penso che lo farò tramite delle staccionate che andrò a piazzare. Ok, va benissimo, non faccio altro che lasciare un livello aperto per poterle guardare eventualmente anche da fuori, avere un'idea di quello che combinano, perché comunque si avvano sempre tutte sotto controllo e permettono anche un notevole passaggio di luce che può permettere all'erba di continuare a crescere anche perché se non cresce erba sappiamo che non mangiano e non hanno ecco non hanno la ricrescita per quanto riguarda la lana ok altra, altro giro altro gettone perfetto questo qua va benissimo giustamente io con la mira faccio alquanto schifo ecco Beh, effettivamente forse gli angoli li andrei a riempire in modo che posso mettere dei vetri e chiudere tutto con dei vetri non sarebbe assolutamente eh, male come idea salta indietro perfetto 4 5 come sempre dico non facciamoci male siamo i primi a farci male Anche imparare a portarmi dietro un letto perché se no ogni volta che viene il buio ok allora eh... interna deciso per interna la voglio interna una qua una qua sì 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 la chiusura interna mi piace di più qui dovrà finire tutta quanta pietra la chiusura interna, devo dire la verità eh, mi piace, non so se qualcuno l'ha già presa come idea, però a me piace veramente sta chiusura interna ragazzi, non so come dirvelo mi dà un tocco di originale, di, di, di diverso e Pff, sì, mi piace, mi piace ci sta, allora, abbiamo quasi finito e poi ce ne torniamo di nuovo a dormire, quindi, secondo giorno cosa siamo riusciti a creare eh, boh, qualcosa ok Qui metteremo un cancelletto in modo da poter entrare e uscire comodamente da qua. Quindi quello che ci manca adesso è la pietra e il vetro. Torniamo a casa subito. Subito. Perfetto. Terzo giorno di lavoro alla nostra. Eh, nostro mattatoio, fabbrichetta, produzione familiare di mucche. Come la vogliamo chiamare questa cosa? Sapete che. Ecco. Grazie. Mi serviva iniziamo a piazzare la nostra pietra sugli angoli perché sapevo che ci voleva e mi piace effettivamente da quel tocco un attimino di colore, un qualcosa di diverso, più stabile, più, più resistente partirei mettendola prima di tutto solo qua e poi nelle parti centrali invece la metterei solo nella zona di mezzo, vediamo eh. sì, la metterei solo qua Allora, ho preso del vetro, ho <coughs> optato per del semplice vetro bianco perché io effettivamente non so bene bene come funziona eh, per la luce su Minecraft. Ossia, la mia paura era quella di usare un vetro colorato. Dico, casomai non segnala il passaggio abbastanza alto della luce, e quindi non mi cresce l'erba. Poi so che casomai premendo il tasto F3. Uh, potrei anche vederlo, ma sono talmente svogliato, talmente spaventato di sbagliare, che preferisco fare così perché non ho più vetro. Mi manca del vetro, non c'è problema. Abbiamo qui la nostra crafting amica. Abbiamo qui un po' di vetro che ci avanzava e approfittiamone subito. Vai! Allora, adesso dovrebbe essere tutto completato. No, cancelletto. Uh, mettiamo altre due bellissime barricate qua e qui il cancelletto. Oh, oh, cacchio, ho sbagliato. Ok, e qui il cancelletto. toh ecco. Qui abbiamo la nostra... Oddio, questa crafting però posso recuperarla e mettermela eventualmente alla parte... D'ingresso. Questo mi delimita il centro e lo voglio lì, perché mi, mi piace. Mi piace delimitare il centro nelle, nelle cose. Uh, crafting table, vai ciccia. Funziona bene, per favore, uh, io penso che ce ne serviranno due di pale. Quindi diamoci subito da fare. Ok, iniziamo a scavare questo buco. Questa sorta di condotto che dovrebbe trasportare le nostre pecore dentro. La nostra uh, fattoria, fattoria chiamiamola fattoria, sì. Allora, dobbiamo prendere del grano che abbiamo e cerchiamo di attirarle a noi. Sapete che io per sicurezza un'altra staccionata qua ce la metterei. Allora, andiamo piano. Forse questa dovrebbe essere l'ultima tratta. Mio dio. Mio dio, sto tentando il suicidio. Signore pecore, amatemi. Ok, L la parte complicata ora dovrebbe essere quella di tornare semplicemente a casa. Oh. Qua fuori c'è nessuno? Non ne ho la più pallida idea. Ho dei panini e so come mangiarli. Allora. Uh importantissimo questa mucca è qua perché voglio che stia qua una due e tre per ora così dovrebbe bastare recuperiamo le nostre torcette vabbè questa qua ci deve stare e per ora queste due torcette teniamole ancora qua perché giustamente ci manca una lanterna orco cane ok questo sono io ok f12 che facciamo un bellissimo screen e niente ragazzi questa è la nostra prima fattoria chiusa fattoria protetta insomma per le nostre pecore andremo a creare altre tre uguali per adesso direi di riuscire a trovare almeno le mucche e poi crearne una identica per le mucche Mentre quella per i polli voglio provare a farla uh, sottoterra. Quindi, non avendo ancora uh, trovato libri o enchanted per poter mettere silt sul nostro piccone o sulla pala per poter raccogliere l'erba, proverò piano piano a scavare a gradini in modo che dovrebbe trasportare così uh, l'erba fino a sotto, in modo da poter. Far crescere l'erba, far andare le, le papere sotto e creare un buco per le nostre papere dove si possono moltiplicare. Quindi ragazzi, io sono il Solina Santa Fox, questo è il mio canale, questo è il mio video. Se vi è piaciuto lasciate un like, commentate, e passate alla pagina Facebook Santa Fox Scrittagrande o dalla pagina Instagram Santa Fox a Tino Basso e Solina. Io, le mie pecore con una mucca infiltrata, che secondo me è una spia segreta, e le nostre papere vi salutiamo. Con questo è tutto, alla prossima!